Erano le 2 di pomeriggio quando un uomo, un quarantenne riolese, stava viaggiando a bordo del proprio scooter Yamaha in via Lotta lungo le colline sopra Riolo Terme, in direzione del paese dove, per cause ancora da accertare, poco prima di una lieve curva a sinistra, ha perso il controllo del motorino, forse a causa di un piccolo dosso sull'asfalto, finendo fuori strada e atterrando 4 metri circa al di sotto della carreggiata. Il volo, attutito dalla vegetazione, è stato comunque molto violento, al punto tale che l'uomo non è più riuscito a rialzarsi e se non fosse stato per le folte piante, la caduta avrebbe potuto avere conseguenze anche più drammatiche. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni operai intenti a lavorare in un cantiere edile proprio di fronte al luogo dell'incidente. In via Lotta, oltre al 118, sono così dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperare il ferito, rimasto immobile, ma comunque sempre cosciente. Visto il violento urto subito, in particolar modo alla schiena, il personale medico ha quindi disposto il ricovero dello scooterista a Cesena per mezzo dell'elisoccorso, il quale, tuttavia, è stato impossibilitato ad atterrare sul luogo dell'incidente per l'assenza di un'area sufficientemente grande e piana. Il riolese è stato quindi trasportato con l'ambulanza fino al punto d'atterraggio dell'elicottero e poi ricoverato al Bufalini di Cesena. Federico Lega, per Faenza Web TV.